Come vedi, questo europeo per l'Italia, la mia prediction io l'ho fatta. Io ho detto che secondo me noi usciamo ai quarti. E te dirò, è pure onesto come risultato, cioè se ci pensi. E il discorso qual è? Secondo me a Croazia abbatti, che a Spagna ci pareggi, ma poi il tabellone si sa, cioè si sa già come fa, com'è il tabellone in caso? È prima, seconda? Vedemolo, vedemolo. Vai, mandamelo, mandamelo che ci famo la super prediction. Con la Spagna ne pisei. Ma guarda che, cioè, secondo me, cioè, Spagna-Croazia è stata una bella partita, ma la Croazia si è mangiata una barca di gol, eh. Cioè, il risultato secondo me non era veritiero. Il discorso è che, secondo me, ja, poi fa. E soprattutto, cioè, la Croazia, boh, il primo gol di Morata gli hanno proprio regalato, bro, cioè. È difficile che all'Italia, che l'Italia prenda un gol del genere, a mio avviso, per dirti. Usa UEFA.com e poi fa la prediction agli europei 2024. Fammi vedere. Aspetta. Ah. Allora. Come si fa? Ma che è la NASA? Devi andare su giochi. Giochi. E qua, e che devo fare? Tutti i giochi. Match predictor. Questo è gambling, ragazzi. Ma qui sono le scommesse, porco Dio. Bracket torneo. Ah, ok. Ecco qua. Trascina le squadre per pronosticare la classifica finale di ogni girone. Beccate. Boom. Germania. Svizzera. Ungheria. Scozia. Italia e Spagna a pari punti. Però non so come si gestisce sta cosa. Qui. Come si gestisce il pari punti? Differenza reti? Vabbè, mettiamo che l'Italia arriva seconda. Perché secondo me l'Italia va seconda. Poi qui facciamo Inghilterra. Passaggio pazzo dalla Serbia. Francia. Olanda. Polonia. Austria. Belgio. Ucraina, secondo me. Boh. Vabbè, questi cazzi. Portogallo. Repubblica. Boom. Ah, Turchia, porco Dio, fuori, Dio cane. E che è? Indovina quale delle terze classificate concluderà con più punti? La Danimarca. Ah no, tre ne devo mettere. Vabbè, fai a caso. Fai Croazia, Danimarca e fai Polonia, per ide. Ma perché delle migliori terze passano le migliori... Cioè, delle terze, quelle che hanno fatto più punti, passano quattro. Boom, fuori Ungheria e Georgia. Continua, boom. Ah, ok. Questo sarebbe il tabellone ufficiale, secondo i miei calcoli? Cioè, se davvero va così, questo sarebbe il tabellone ufficiale? Nah! E allora, ragazzi, Spagna, Germania, Portogallo, Olanda, Belgio, Francia. Ah, bro. Esci contro l'Inghilterra ai quarti. In realtà, lo sai che ti dico? In realtà io ti dico una cosa. Perché se dovesse andare davvero così... Se dovesse andare davvero così, secondo me l'Inghilterra abbatti. Perché se va davvero così, secondo me l'Inghilterra gli fai il culo e vanno a dormire come sempre, sti inglesi de merda. A Francia vince col Belgio. Secondo me la Germania butta fuori la Spagna. Una pazzia. Il Portogallo butta fuori l'Olanda. E bro, secondo me la finale è questa. Francia-Germania. E vince la Germania, l'europeo. Che dici? Secondo me non succederà nulla di questo qua che ho scritto, di questa prediction qui non succederà assolutamente nulla, però è sgravata. Il Portogallo pazzo che butta fuori l'Olanda, che comunque l'Olanda è discreta, bella squadra. Ma raga, però se succede così paro paro, è finita se mi succede così paro paro, porco Giuda. L'ultima corsa del Sium in Europa. Oh. Bro, contro la Germania, pier cazzo. Forse. Ovviamente. C'è fotto, mi piace. Domani se gioca la schedina, detto questo, buonanotte, babba, ciao bella. Bro, secondo me vince la Germania. Secondo me la Francia non vince, secondo me... Cioè, sicuramente le squadre che secondo me hanno più possibilità di vincere, che poi è normale, è Francia, Germania. Boh, a me l'Inghilterra, ragazzi, cioè...
Cioè, io veramente metto Francia-Germania, Italia-Portogallo, eh. Cioè, per me veramente queste quattro sono le migliori che se la giocano. Francia-Germania, Italia-Portogallo, perché boh, a me l'Inghilterra... pure la Spagna, sì, giustamente la Spagna si sa, può giocare, però l'ho fatta uscire ai quarti con la Germania. Forse la Spagna pure più del Portogallo, in caso. Fai Spagna-Germania, Francia-Italia. Il Portogallo, cioè, se devo sceglierne quattro, sono quelle quattro lì. Perché poi giustamente l'avevo messa qua, mi ero pure scordata. Spagna, Germania, Francia, Italia, secondo me. Ah, bro, ma guarda che, boh, l'Inghilterra, tanto con frate, con Cancello del Sud, porco Dio, sembrano sempre tutti fenomeni, e poi fanno schifo al cazzo. Cancello del Sud è un coglione. Dici meglio sci con l'Inghilterra che con la Francia? Vabbè, però è sempre meglio provassa a giocare che non provassa a giocare. Quest'Italia è più forte di quella che ha vinto l'Europeo. Chi c'avevamo? Allora, io mi ricordo, vabbè, ovviamente c'era Chiellini, Bonucci in difesa, Donnarumma, Spinazzola che vabbè si è rotto, Emerson, Insigne, Immobile, Berardi. Insigne, Immobile, Berardi, Chiesa. Boh, te dico la verità, a me cioè quest'Italia qui è giovane però. Cioè comunque in difesa, cazzo, stai a giocare con Sandrino Bastoni. Stai a giocare con Calafiori. E con Di Lorenzo e con Di Marco. Spina ha fatto i buchi a quell'Europeo. Sì, ma Spina a quell'Europeo lì si è rotto agli ottavi, se non sbaglio. Ottavi o quarti, Spinazzola? Ai quarti. Ok. Si è rotto Corbergio ai quarti. Bastoni e Di Marco ne hanno di esperienza. Sì, però cioè, Bastoni è giovane, cazzo. Cioè. Non abbiamo un esterno, stiamo a giocare con Frattesi esterno. Però, cioè, comunque a me piace la squadra di oggi. Secondo me è vero. Secondo me potrebbe essere pure più forte di quella che ha vinto l'Europeo. Ci potrebbe stare. Ah, tranne Giorginio. Ah, oh, regà, dite quello che volete. Porco Dio, pensatela come volete. Non capirò un cazzo di pallone. A me Giorginio mi fa schifo al cazzo. Io non lo posso vedere. Porco Dio. Cioè, capirò niente de pallone, quello che cazzo mi pare, a me non... Cioè, magari mi dimostrerà il contrario, ma per me rallenta una cifra, bro. Cioè, per me rallenta proprio, Dio cane. Ah, bro, in quel ruolo lo sai chi ci devi mettere? Che non capisco perché. Devi mettere il migliore, bro. Devi mettere il migliore lì in mezzo. Brian De Gott Cristante, cioè, come avesse Yaya Touré in panchina, cioè, capito che te voglio dire? Non puoi. Non puoi non mettere Brian De Gott, bro. La Coppa America chi la vince? La vince il migliore di sempre. Allora, se vince Vinicius, vince il pallone d'oro 100%, bro. Io tifo Messi, chiaramente.